Salve a tutti amici Phantom e benvenuti in questo nuovissimo video. Sono su Springtrap Channel e oggi se parlo un po' così, ma sono raffreddato. Oggi giocheremo a Deltarune e proveremo a battere il boss, infatti il boss segreto che sarebbe Cheryl. Un attimo, dovrei allora un attimo. Una piccola cosa, ovvero abbasso un attimo il volume di Vaporspray un attimo. Ok, il modo in cui sto facendo sembra un po' non professionale, ma non ci posso fare nulla. Quindi non so se il video sarà molto low quality, ma chi se ne fotte. Infatti è da tempo che non faccio un gameplay, cioè almeno da quasi un anno fa che non faccio gameplay, quindi ho deciso di fare una piccola prova. Proverò a combattere Cheryl, ma dato che con la Violent Run ci mettiamo 300 anni e poi non posso... ho dimenticato di dire se... forse si è capito subito, ma ho messo la traduzione in italiano, quindi sì, l'ho messo in italiano non perché non so l'inglese, ma l'idea per questo video era di essere in italiano, quindi sorry people that aren't Italian, quindi vedremo cosa fare. Allora, il trucco che faccio io è sempre difendere all'inizio. Mi fa ridere, cioè tutte le... devo essere sincero, mi fanno ridere tutte le doppiaggi di Devil nelle varie lingue, soprattutto quella giapponese. Però quella italiana, sapete, non è tanto male. Quindi poi lascerò il link dove scaricare Delta in inglese e dove scaricare la mod per la traduzione in italiano. Quindi sì, faremo un'ipnosi e praticamente la mia voce sembra più sottile del solito. Quindi è perché sono abbastanza raffreddato in questo momento. Metamorfo sembra una voce che sembra nervosa, ma ripeto, non è fatto male questo doppiaggio, anzi le persone che hanno fatto il doppiaggio probabilmente ci hanno messo un sacco di tempo, quindi non è sotto. Non altro che non si riesce, così per me niente è impossibile. Questa è fatta abbastanza bene, se devo sentire tutto. Faccio entrambi. Sono morto. Come si è già capito. Quindi, mi sa che poi certe volte dirò un po' di parolacce, ma... scusate per quello, ma oramai ci sono abituato a dire parolacce. Anzi, le dico da quando avevo 5 anni. No, da quando avevo 7-8 anni e non sono diciamo stronzate, ecco. Quindi proveremo a battere Cheryl con la pace misteranno, ovvero facendolo stancare e poi pacificarlo con la magia di Ralsei. Poi non sapete quanto amo la musica The World Revolver, ovvero quella che sta sentendo adesso. Cioè, è bellissima. Sperando che la mia voce si sente bene. Sperando. Perché poi certe volte mi allontano un po' troppo dal microfono e poi viene una merda. Thank you.
Boh, scusa se fischio, ma sta canzone la decisamente la amo. Metamorfo, sì. C'è un uccello che assomiglia a quello di Undertale. Boh, più o meno. Però devo ammettere che io ad Undertale nel 2017 ero proprio fissatissimo. Cioè, insomma, ci guardavo sempre video di fandub e cose varie. Se c'è meglio stancato, eh? Oh, finalmente. Qua cercherò di usare meno i item possibili. Anche se io secondo me. Oh, ecco. In questo caso dovrei utilizzarli. Sì, ora li dovrei utilizzare. Ecco, questo ci voleva. Niente impossibile. Praticamente l'originale diceva. Nell'originale diceva I can do anything. Che vuol dire so fare tutto. Ma alla fine, se ci pensate bene, per me niente impossibile è praticamente la stessa cosa. Beh, ne ho peggiorato le cose. Sono un genio a peggiorare le cose. Vedete quando guardo. Ecco, ora c'è già il Raul, sei morto. Quindi c'è una camera oscura e devi prendere un po' fare action. Una piccola glitch che ho notato di questa produzione, che praticamente le scritte certe volte sono fuori la scatola. Scatola in senso. No, stavo per uccidere Jekyll, mi cercava. Quindi utilizzerò una risorgimenta per Chris per Nauber, anche se avrebbe dato più HP anche a Chris. In questo momento mi serve. Ecco. Panicca, mettiamo una caramella di. Sono così divertente. Il peggio è quando. È quando Jeb inizia a ballare più velocemente. Ecco. In quel caso fidatevi che siete fortuni. Ok, che mi sapete come fare la magia di. Meglio su Chris. Ok. Tutto così. Per te. Ecco. Perfetto, siamo messi benissimo. Ecco. Siamo messi benissimo. Eravamo messi benissimo. Se voi vi spiegate, poi dato che. Allora, poi per skippare tutto ciò potete semplicemente premere Z, X, cose varie. Poi in questi giorni la mia voce, certe volte c'è. Devo dire una piccola cosa della mia voce. La mia voce quasi cambia sempre. Cioè. Nel senso che. Prima sembra più maschile, poi sembra più femminile, cose varie. Infatti io sono maschio. Ma. Jevil, ipnosi. No, io non più ipnosi. E che con la piroetta praticamente posso rischiare. Nel senso che per esempio posso fare le cose come. Come provocare più danno. Per fare in modo che gli attacchi di Jevil facciano più danno. In questo caso sì, in questo caso quando c'è proprio tutta. Ecco, in questo caso siamo tutti quando. Questo attacco è uno dei miei. Che odio, è uno dei quali odio di più. Quindi questa sarebbe una. Quindi questa ora vi spiego una piccola cosa. Sì, sarà la parte 1 per combattere Jevil, perché vi giuro che combattere Jevil sia con la Violent e anche con la fase di Storan è proprio difficile, e giuro che è difficile.
Vedete, vedete, certe volte quando fate una piroetta vi fa l'esatto opposto di quello che credete. Per esempio, volete fare stancare il Jeffy? No! Le vostre... I suoi attacchi diventeranno più forti. Certe volte non mi piace come questo gioco diventa un po' stronzo. Mazzo. Anche se era già al massimo. Oh oh! Oddio merda. Merda, ok, purtroppo. Per me niente è impossibile! E non rischiamo. Ah oh! Queste volte è anche inutile quando. Tipo. Ipnosi. Fa girare il mondo. Oh porca puttana, porca puttana, quanto cazzo è difficile. Robo, io curo Susi e poi mi difendo. Per me niente è impossibile. Mi piace troppo questo fandub di saltarmi. E niente. Quindi credo che sia tutto per questo episodio, quindi ci vediamo all'altro, dove se non spreco troppa memoria e vabbè. Quindi spero che questo video, piccolo video, vi sia piaciuto. Fate like se vi è piaciuto.